mi pare come dire, io avevo detto un'altra cosa, ma prendo atto che abbiamo superato, no? Perché mi pare di capire che su quel terreno sappiamo cosa. Si fa un impianto termico di trattamento dei rifiuti fino a prova contraria. Sì, La provincia se lo compra in questo stato e noi gli ci darà i soldi che ha ricevuto, orientativamente 4.600.000 euro. Successivamente a questa cosa la provincia ci sottoporrà un progetto che il Consiglio Comunale dovrà vagliare e che il Consiglio potrà anche respingere. Il Consiglio potrà anche respingere nell'ambito di quella proposta del Consiglio che il Consiglio dovrà approvare sta scritto. Quanti chilogrammi dovranno essere smaltiti? Quanto ci pagheranno a chilogrammo? Una viabilità dedicata, ma è fase di un secondo passaggio. Il primo passaggio che interessa l'amministrazione è quello di innanzitutto dire, qualora viene scelta la città di Capo, siamo disponibili affinché per quanto ci riguarda questo terreno di nostra proprietà, che si trova in zona industriale, ai limiti configurarsi, quindi lontani dal centro storico, che si faccia un impianto che sia delle ultime generazioni. E mi rifiuto di pensare che in Europa si faccia un impianto di smaltimento di rifiuti inquinati. Comunque, sono, non mi intendo, ma dicono più basso inquinamento di Evo 4 delle macchine, non so cosa significa. Però voglio dire, non di me, ma questo non lo dico io, fate un giro su internet, troverete un comitato di emergenza, è un comitato di capo che dice questo. In Europa, e solo dice, queste sono le cose che fa. Allora, siccome la tecnologia, l'avanzamento, ci deve portare ad accettare certi tipi di cose, perché vedete, Capo è una città che ha accettato passivamente 70.000 tonnellate di compatto. Sono quelli i disastri. È il percolato che fa in quella fatta qui. Non è un trattamento fisiologico delle rifiuti. Noi vogliamo fare un impianto che sia un trattamento fisiologico delle rifiuti, non patologico. Quello patologico è portato ai rifiuti in un'altra nazione. Quindi con costi di inquinamento ambientali che per il pericolo, per tutto ciò che è esposto, mentre invece noi vogliamo trattare i rifiuti all'interno della nostra provincia e siccome li trattiamo ci devono anche dare, diciamo, un'accisa per me. Ricordate, io vi faccio sempre un esempio, che la Nato di Bricignano, che voi indagavo, illustri politici che all'epoca, va bene, dissero che prendono l'altro il prodotto del prostituto, e danno a Bricignano. Da capo a ricchezza non c'è stata. Premesso che io non ho nessuna pregiudiziale di tutte le sbagliare di vado intendere, mi fu detto addirittura che
c'era un problema di compatibilità con il corpo, ma io sto dicendo semplicemente questo. Mi fu detto che quando esse si voleva, si fosse posto il problema, ci sarebbe stata una risposta positiva alla violenza. E ciò è quello di un consiglio comunale aperto, nel quale potete indicare tutti gli esperti del mondo, per l'amore di Dio, insomma, mi pare, avrei gradito, che questa formazione del Consiglio Comunale fosse avvenuta prima di questo, così come avevo inteso dovesse essere. Nel merito, noi parliamo di io adesso faccio 1-2, cioè nel senso che siccome registro che qua ci va fatto un impianto di termovalorizzazione, tecnico di gasificazione. Io mi spiego così, perché faccio uno. Siccome poi mi è capitato di leggere una delibera dell'amministrazione provinciale, piano tecnico, che guarda caso, e non qua, diceva che piano vicino alla parola della valorizzazione. Ma tu posso dire che se si fa su Wikipedia, sindaco, a proposito di internet, mi conosco la memoria così, si dice che classificazione sono tutti impianti della valorizzazione, non è una parola. Dopo di ciò, quindi ho letto questo, la delibera della provincia è datata 11 novembre. Io credo che le regole della democrazia avessero voluto che il Consiglio Comunale, su una questione così importante, noi non stiamo parlando dell'allargamento dei moduli, saremo anche un paese retrogrado ed incivile, unito ai cittadini di Marcianese, a me non dispiace. Intanto questi cittadini di Marcianese non danno cittadini di piazza di Caduto, vanno a mandare. Dopo di ciò, venendo a fare una ricerca, io sono anche andato a leggere ciò che la provincia ha adottato nel mese di agosto, dove da una potenzialità di 90.000 all'anno si passa ad una potenzialità di 250.000. Ora, alcune domande mi sembrano legittime. Io ritengo che queste domande sono sempre un po' tacenti nel momento in cui mi dite che se non consiglio comunale aperto, io mi lancio su queste cose, perché nell'altro consiglio comunale che avrebbero dovuto essere discusso, cioè quando si affrontano le questioni tecniche, da 90.000 a 250.000. 90.000 è la potenzialità che produce la provincia di Caserta. Quelli di altri 160.000 ci intendiamo così, probabilmente io ho potenziato da chiaro, ma credo che nessuno di voi è un tecnico. Proprio per questo c'era una necessità. Allora sì, al di là che la mia posizione è strettamente personale, io l'ho detto in altre occasioni, sono un antiliberista convinto per molti estremamente così. Fin quando mi dirà che ci sta una possibilità su un milione, che può succedere qualche cosa, io dico di no, ma probabilmente potete dire che io sono un detto che secondo me non c'è alcuna necessità di procedere a impianto qualche sia in nessuna parte della provincia di Caserta, ma ripeto, sto esprimendo opinioni. Io quello che mi ribadisco è il rispetto degli impegni della democrazia e dei cittadini. Se si ritiene che un argomento del genere sia un argomento della politica corrente, e allora si procede. Se si ritiene
che un argomento del genere, questo lo chiedo al sindaco, al presidente, lo chiedo a tutti i colleghi consiglieri che parlano con i cittadini, non possa generare alcuna preoccupazione tra i cittadini della città. Io credo che il dovere unico che stasera qui è quello di dire: rinviamo questo punto all'ordine del giorno, che non significa rinviarla a 10 mesi, e questa sera il Consiglio Comunale decide qui e subito una data di convocazione di un Consiglio Comunale aperto, nel quale affronteremo tutte le opinioni, che sono tutte rispettabilissime, quelle degli esperti della regione che hanno fatto il piano, sindaco, ma sono anche rispettabilissime le opinioni dei cittadini che saranno ignoranti in materia, ma che ci devono convivere, e vivere con una preoccupazione addosso fa vivere male. Allora, rispettando il cuore di tutti, io credo che questa debba essere la soluzione. Qua nessuno sta dicendo al momento, io sto dicendo semplicemente, avevamo detto, ne parliamo con gli esperti, con la città, facciamo. Dopo che l'abbiamo fatta, assumeremo tutte le decisioni, votando a favore o contro. Questa maggioranza non credo che abbia timore alcuno di poter perdere la sua maggioranza nel giro di poco tempo. Né credo che possa apparire un cedimento di fronte all'amministrazione provinciale. Io credo che sia un gesto di responsabilità di consiglieri comunali che, rispetto ai politici, vengano ancora meglio con il voto del cittadino. Sì, ma il voto del cittadino non è un mandato al 100%. A 90%, sentiamoci con l'altro 10, in quel 10 io credo che ci sia tutto lo spazio per un consiglio comunale. Posso dire pure che nel momento in cui si inizia a prendere le regole degli altri, quello che si potrà fare, faremo un consiglio comunale aperto, faremo parlare il cittadino che giustamente non capisce, non come può essere informato, faremo parlare anche i grandi esperti, massimi esperti del settore. Avremo un consiglio comunale, sarà fatto qua, è promessa, nessuno vuole pensare a una cosa del genere, ma oggi che aspettiamo. E questo passaggio è un passaggio preliminare che noi dobbiamo fare, che non è assolutamente una scelta di fatto, è una scelta che mette in sicurezza anche in parte il bilancio comunale, perché con la delibera con i continui altri tempi vanno per valorizzare i venduti, e allo stesso momento apre un'interlocuzione con la comunità che sicuramente, qualora si dovesse decidere, sarà il consiglio di poter accettare questi impianti sul nostro territorio, si farà un comitato fatto dai cittadini, un comitato etico ad altissimo livello, un qualcosa del genere, che non debba castrare la città di qualcosa per l'ostizio di qualcuno di dire semplicemente no. Noi dobbiamo fare le cose che riteniamo giuste, perché ammettiamo che è un motivo per un altro, e che invece di fare questo classificatore farebbero il termovalorizzatore a Santa Maria La Fossa, al danno si aggiungerebbero la vita. Allora ragioniamo con fatti chiari, ragioniamo con motivo, e prometto che nel momento in cui noi abbiamo certezza delle cose che si dovranno fare, noi avremo il consiglio, si farà una pubblica minuta, si farà un consiglio comunale aperto, chiameremo i massimi esperti, chiameremo chi ha fatto l'impianto, il bando di gara, come sarà fatto, ci saranno secondo me 10, non dico 10, ma 4-5 consigli comunali ancora che si dovranno fare su questo stesso problema. È un processo che durerà 2-3 anni, 4 anni, non quando durerà. Quindi è l'inizio di un processo su cui si può sempre dire di no, ma oggi io dico che questa cosa va votata, perché sicuramente ritengo che sia in scienza e coscienza una risorsa positiva per questo. Si è di incidenza.
alle ore 13 e 20 del giornale, diretta e diceva, ma il sindaco del Comune e il presidente della provincia di Salerno hanno parlato il termovalorizzatore nella provincia di Salerno, che è la provincia più diffusa nella regione Calabria. Non dimentichiamo che Luca contro Bassolino ha porta a porta che sosteneva il termovalorizzatore a Salerno, pur avendo una raccolta differenziata che superasse addirittura il 70%, perché di fatto è fisiologico che se noi siamo bravissimi a differenziare il cibo di tutto, comunque una parte non è recuperata. E la legge dice che i rifiuti devono essere valorizzati energeticamente. Anche la parola termovalorizzatore sembra che stiamo parlando di una bomba a polvere. Termovalorizzazione è anche che la valorizzazione termica energetica di tutti. Non è che stiamo parlando, che non significa che per fare il termovalorizzatore ci spaventerebbe quando parliamo di un genitore, che siamo una grande famiglia, è la famiglia della termovalorizzazione, ci sono delle famiglie di impianti, ci sono i classificatori, come dice il sindaco, che sono impianti di ultima generazione, ci sono i termovalorizzatori come sostituire, ci sono tanti tipi di impiantistica e tecnologia, ma penso che noi stiamo perdendo il tempo discutendo della tecnologia e non di quello che è il dovere nostro di amministratore. Uno, vediamo il senso di responsabilità e anche di lucidanza, come ha fatto De Luca, che sicuramente non è un esponente di centrodestra della sua città, è sicuramente un ottimo sindaco per quello che ha realizzato. Una delle città più belle della regione Calabria, ma più bella è ancora la città di Salerno. E se ha voluto apprendere sui campi della valorizzazione in una provincia così virtuosa come quella della provincia di Salerno, significa che è la legge del proprio del meccanismo della filiera dei rifiuti che consente questo, perché la filiera è una torta differenziata, un piano di biogas per l'umido, va bene, prima era CDR per noi. I CDR non si sono purtroppo, grazie a Pastoriniano, nonostante si siano spesi oltre 900 milioni per un sistema fallimentare che ha portato a riempirci di discariche in tutto il territorio della Campania. E molte volte mi chiedo, se la Campania non ha gli impianti per i rifiuti ed è la regione con il più alto tasso di mortalità per malattie e neoplastiche, mentre la Lombardia che ha i termovalorizzatori, le mie hanno i termovalorizzatori, la Toscana ha i termovalorizzatori e hanno tutta la filiera impiantistica, hanno un tasso, va bene, di malattie neoplastiche, sicuramente il 50% della nostra regione, mi viene da pensare che non sono gli impianti. Ma è tutto questo meccanismo perverso messo in atto dalla Camorra da amministratori conviventi che ci hanno riempito di discariche. Ma non dobbiamo andare a vedere lontano, basta andare a 500 metri dalla nostra città per vedere le discariche. Basta andare a San Andrea della Fossa, a Sant'Anna, a Ferrandelli, per la discarica del Pascale. E nessuno si è preoccupato, perché nessuno ha fatto comitati seri per impedire quello proprio di 60 milioni di ecoballe scaricate dal Pascale? Perché non vediamo comitati seri contro la discarica di Ferrandelli che finisce per volare tutti i giorni? E se uno si affaccia alla discarica di Ferrandelli, vede i campi, vede i frutteti, vede aziende bufaline, ma secondo lei queste patologie, pure alla pioggia, al freddo, al colo, ma da dove vengono? Dai cibi che noi ingeriamo tutti i giorni, alle valli acquifere che sono avvelenate, da tutti quei rifiuti che neanche sappiamo che sono depositati, perché le discariche mal gestite, il cui costo di smaltimento del percolato ammonta a 60 milioni di euro, quando l'impianto di smaltimento del percolato costa solo 2 milioni di euro, e anche quello di esempio, chissà come mai, è solo perché la Camorra vive sul trasporto lo smaltimento del percolato. L'impianto è la finalizzazione della raccolta differenziata, che ci piaccia o no, è un senso di responsabilità di questa città nei confronti dei nostri figli. E qui il dovere nostro politico di che cosa fa? Come diceva il sindaco tempo fa, noi abbiamo tutti quanti insieme uniti, quando esiste né sinistra e né destra, esiste capo. Uniti dobbiamo creare un comitato civico serio, presieduto dall'arcivescovo, fatto di signori, da bene che, a prescindere da chi ci sia a governare la città, abbiano continuamente, va bene, il senso di garanzia, del controllo, ma sulla tecnologia non la possiamo esprimere né io e né lei, perché lei sa benissimo che se gli impianti sono autorizzati per legge e rispondono alle normative aziendali, e rispondono al protocollo di Kyoto,
significa che sono previsti dalla legge i quali vengono inquinati. In questa città noi abbiamo con la sindaco, una DSM, ex Vieri, è da tempo, va bene, che si è sempre detto la pietra è qui, la pietra è qui, la pietra è qui. Ma non ho mai visto comunicare i cittadini, forse la pietra è da loro che inquinava veramente. Un'azienda farmaceutica in un contesto quasi nel centro storico della città inquinava veramente a loro. Oggi con le nuove tecnologie anche quegli inquinamenti sono ridotti a zero. Perché io ho avuto modo di parlare con signori scienziati, anche tecnici. Qualsiasi forma di emissione la si riduce quasi a zero attraverso l'uso di alcuni filtri, filtri che costano 200, 300, 150 mila euro. Basta andare a prelevare quello che c'è nei filtri per sapere se a monte va bene entrato un po' di amianto o è entrato il materiale altamente nocivo. Quindi non è che noi non siamo garantiti, noi siamo garantiti dalla tecnologia, non siamo garantiti dalle discariche, perché è fisiologico che le discariche sono destinate a esaurirsi. E quante discariche dobbiamo ancora vedere sul territorio? Se non valorizziamo la parte che non è più riciclata, mi spiega qualcuno di voi il resto dei rifiuti dove deve andare a finire? Come qualcuno ha scritto sui manifesti con terrorismo cittadino, allarmismo cittadino, rifiuti zero. Ma rifiuti zero in quale mondo? Che basta comprare un letto di prosciutto, che ci sono tre di carte in mondo. In quale mondo? Allora quello che vi chiedo, non di strumentalizzare e creare allarmisti cittadini su un qualcosa che è di così normale. Ma non nel mondo, in America, in Italia. In Italia, facciamo diventare l'Italia anche la nostra città. Questo è un senso di responsabilità che ci deve accomunare. Abbiamo i vantaggi che ci restringe di abbattere la tassa a tutti i cittadini per i prossimi 20 anni. Creare occupazione, va bene? E nello stesso tempo anche di creare un indotto energetico alla zona industriale. Creare occupazione, sviluppo. Chi dice queste cose? I comitati del no. E evidentemente non fanno neanche la disperazione dei cittadini che hanno di occupazione. Ma per quanto riguarda l'inquinamento, lo devo dire io e ne lei. E ricordo che Veronesi aveva dato parere favorevole alle centrali nucleari. Veronesi, non Marcolici. Alle centrali nucleari. Allora cerchiamo di non strumentalizzarlo. Siamo seri. Sarò il primo insieme al sindaco a convocare un consiglio aperto comunale quando saremo certi di quello che stiamo parlando, ma non da fare un consiglio comunale dove parleremo io e il sindaco. Parleranno sui esperti, sui tecnici, che si confronteranno con i nostri tecnici, con i tecnici nostri, i nostri cittadini, perché qua ci sono anche i nostri figli, non abbiamo nessun interesse. Io quello che vorrei eliminare sono queste bombe ecologiche che abbiamo nel nostro territorio e intorno al nostro territorio, come Ferrandello, come Maruzzella, come la discarica di Frascati. Queste sono le bombe vere ecologiche che nessuno combatte. Evitare per sempre queste emergenze di fiume che fanno venire la vergogna a tutti noi cittadini della Campania e sentire al telegiornale che a causa delle inettitudini degli amministratori napoletani la Commissione Europea sanzionerà ancora una volta il paese Italia, non la Campania, il paese Italia. E questo è vergognoso. Quindi se uno come Chieruti, che ha creato un gioiello di città, l'ha preteso e l'ha voluto, ma di che cosa stiamo parlando? Cerchiamo di guardare avanti, perché fino adesso, senza il piano, l'alternativa è quella che ci guardiamo intorno. Terra di lavoro. E zeppa di rifiuti. Le nostre valli alpine sono tutte inquinate. I nostri cibi sono tutti inquinati. Cerchiamo di guardare avanti e di dare un futuro ai nostri figli, bonificando il territorio attraverso l'inquinamento. Bonificandolo. Quindi il paragone con le altre città del nord e degli altri paesi, ma anche con la città di Salerno, ci deve pensare, ci deve fare riflettere. E non strumentalizzare questi discorsi che sono discorsi di sviluppo nella nostra città. Io questo non capisco, perché tanto terrorismo, tanto allarmismo. Quindi quando avevo certezza, sindaco, di
qua, signori medici, signori tecnici, noi, maggioranza, convocheremo il Consiglio Comunale a me. Noi, maggioranza, convocheremo, una testa dei contratti, ma che vogliamo mettere 1000 persone in piazza del Giudice, non 10. Io ne vedo 20 domenica mattina, come sono stato per allora quello che dico io è semplicemente cerchiamo di unirci per la città, non di fare allarmismi che non servono a nessuno. Ma io convincere i cittadini una volta, hai capito? Non di fare allarmismi, caro consigliere Vinciguerra, ex consigliere Vinciguerra, io queste cose che tu mi cambiate me. No. E se ho preso 801, devi raccontare la città. Siamo ai tecnici e persone che possono dare